Buongiorno a tutti! In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questo semplicissimo ma luccicante spolverino che ho deciso di chiamare spolverino Jasmine. Come prima creazione dell'anno 2022 volevo partire con qualcosa di molto semplice, anche perché so che nel canale e anche sui social hanno iniziato a seguirmi molte ragazze che sono alle prime armi, quindi volevo dar loro la possibilità di fare una creazione molto semplice e molto veloce per poter prendere la mano, ma anche a noi veterane di poter creare qualcosa indossabilissimo in qualsiasi occasione, perché è vero che luccica tantissimo, ma come potete vedere io in questo momento lo sto indossando sopra dei jeans e un lupetto nero, ma possiamo indossarlo anche sopra qualche vestitino, o perché no anche sopra la maglia che abbiamo fatto anni fa, quella topazio che ho fatto con lo stesso filato di cui adesso vi parlo. Infatti, per poter realizzare questo spolverino io ho utilizzato due filati, entrambi della Mistrico. Uno è il Baci Rubati, che sapete che è 97% microfibra e 3% lurex, ed è bellissimo proprio perché ha questo laminato all'interno che rende il filato molto molto lucente, ma anche il fatto che sia microfibra è molto molto morbido. Io l'ho utilizzato tantissimo, ho fatto tantissime creazioni, vestiti, maglie, cardigan. Veramente è un filato che si adatta per qualsiasi tipo di creazione. L'altro filato che ho usato per fare la parte inferiore delle maniche, la parte sotto dello spolverino, è il nuovo filato sempre della Mistrico, che è questo qui, che si chiama Eldorado 30% Super Kid Mohair, 15% merino extra fine e un 30% di poliamide e 25% poliestere. Spero di aver detto tutto. Sì, è bellissimo. Guardate quanto è lucente, e dalla manica del mio spolverino si vede ancora di più. Io li trovo insieme spettacolari. E infatti, io vi voglio far vedere altri due colori che potreste unire sempre di questi due filati. Se volete farlo con dei colori diversi dal mio, potreste fare il grigio scuro con il grigio dell'Eldorado, oppure il blu notte del Baci Rubati sempre con il blu dell'Eldorado. Quindi vi potete sbizzarrire. Come sempre io in descrizione vi metto qui, vi lascio il link al sito, il mio sito Filati Elsa, dove potete trovare entrambi i filati e fare l'unione che più vi piace. Io vi dico già che per una taglia S ho utilizzato 5 gomitoli, quindi 250 grammi del Baci Rubati e 100 grammi invece dell'Eldorado. Per una taglia M andate a prendere 300 grammi del Baci Rubati, quindi 6 gomitoli, e 3 gomitoli dell'Eldorado. Per una taglia L, 4 gomitoli dell'Eldorado e se non forse anche 7 gomitoli del Baci Rubati, a seconda se comunque lo volete fare lungo come il mio e largo come il mio. È una taglia S, ma come potete vedere mi va molto largo anche le maniche. Questo perché, come vi accennato, voglio indossarlo anche sopra a delle creazioni fatte all'uncinetto, come la maglia topazio che realizzai anni fa sempre con questo stesso colore del Baci Rubati. Per quanto riguarda il lavoro, mi avvicino così lo potete bene vedere bene, e il motivo che ho scelto è uno semplicissimo che conosciamo tutte, ed è il punto ananas, se così lo vogliamo chiamare, o il punto pigne, a seconda di come vi piace di più. C'è chi lo definisce il punto ananas, c'è chi lo definisce punto pigne, altre preferiscono un altro tipo di versione, chiamarla punto ananas. Quindi diciamo che comunque è un punto che si vede tantissimo in giro, è molto semplice da fare, quindi è perfetto per molti tipi di creazioni, e ed è per questo che ho deciso di usarlo per questo spolverino. E per realizzare lo spolverino vedrete questo motivo lavorato sia in giri di andata e ritorno, sia in giri di tondo, perché in tondo ho lavorato le maniche, in giri di andata e ritorno invece ho lavorato il cardigan. Quindi una cosa molto semplice, ma che potremo sfruttare tantissimo, sia adesso con sopra un bel cappotto, sia quando inizia la primavera con una bella stola sopra, per poter riuscire a sfoggiare sempre qualcosa di nostra creazione. Detto ciò, io vi auguro buon anno, perché questo comunque è il primo video dell'anno, quindi buon anno a tutte. Ci vediamo presto con delle nuove creazioni, e mi raccomando, come sempre, se desiderete o se realizzerete questo spolverino, mandatemi le foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La libertà di uncinettare e sferruzzare, che ieri ha compiuto 2 anni, questo gruppo fondato dalla nostra adoratissima Fè. Oppure potete taggarmi anche su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi, come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial.
Per realizzare il nostro spolverino io utilizzerò due filati, l'Eldorato e il Baci Rubati, entrambi della Mistrico Filati. Come vedete io ho già iniziato la lavorazione e ho iniziato a lavorare con l'Eldorato, lavorando un motivo e mezzo e poi passando a lavorare col Baci Rubati. Però nel campione, per mostrarvi il motivo che andrò a realizzare, ho deciso di lavorare il Baci Rubati perché si vede meglio. Diciamo che questo colore è un po' troppo chiaro e quindi non si vede benissimo quando lo vado a lavorare con il riflesso del bianco sotto. Pertanto vi dico che per realizzare il cardigan io ho montato con l'Eldorado e lavorando con l'uncinetto numero 5 147 catenelle. La lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 16 più 3 catenelle che ci servono per avere l'inizio uguale alla fine. E naturalmente se siete una taglia più grande della mia, io sto lavorando una S però larga, che è quasi una SM, dico per una taglia M andate ad aumentare di 2 motivi, per una taglia o 2 o 3 motivi, per una taglia L invece andate a lavorare in più 5-6 motivi. Consiglio 3 motivi proprio per una taglia M, in modo tale che poi avete un motivo per ogni parte, quindi un motivo in più dietro e un motivo in più per le due parti avanti. Stessa cosa per una taglia L, andate a montare 6 motivi in modo da avere 2 motivi in più dietro e 2 motivi per le due parti avanti, se lavorate naturalmente con un uncinetto il numero 5. Se invece lavorate con un uncinetto più piccolo, montate più catenelle. Se invece andate a lavorare con un uncinetto più grande, allora in quel caso vi dico di andare a mettere qualche catenella in meno, quindi almeno 2 o 3 motivi in meno. Detto ciò, possiamo passare a lavorare. Come vi ho detto, io nel campione ho montato invece 51 catenelle, quindi un multiplo di 16 più 3 catenelle, e andiamo a lavorare in questa maniera. Montiamo 2 catenelle che sono ossa prima maglia alta, catenella di separazione, salto 2 catenelle delle 51, entro nella terza e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Salto una catenella, entro una successiva e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Salto 4 catenelle e quello che vado a fare adesso lo devo fare per tutto il giro. Entro nella quinta catenella e vado a fare una maglia alta. Scusate, no. Prendo 2 volte il filo sull'uncinetto e vado a fare una maglia alta doppia, quindi salto 4 catenelle, entro nella quinta e vado a fare una maglia alta doppia. Cinque catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, salto 4 catenelle, entro nella quinta e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto una catenella, entro nella successiva e realizzo una maglia bassa. Di nuovo 3 catenelle, 1, 2, 3, salto una catenella, entro nella successiva e realizzo una maglia bassa. Ancora 3 catenelle, 1, 2, 3, salto una catenella, entro nella successiva e realizzo una maglia bassa. Ho realizzato così 3 archetti di 3 catenelle. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, salto 4 catenelle e ricomincio da capo. Quindi prendo 2 volte il filo sull'uncinetto, entro nella quinta catenella e vado a fare una maglia alta doppia. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Salto 4 catenelle, entro nella quinta e realizzo la mia maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto una catenella, entro una successiva e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto una catenella, entro una successiva e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto una catenella, entro la successiva e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3,
4 e 5, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio primo giro. Terminerò il primo giro andando a fare sempre salto 4 catenelle, entro nella quinta e vado a fare una maglia alta doppia. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, salto 4 catenelle, entro nella quinta e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto una catenella, entro nella seconda e vado a fare una maglia bassa. Catenella di separazione, prendo il filo, vado dove ho l'ultima catenella e realizzo una maglia alta. 'Terminato così il mio primo giro. Secondo giro, vado a realizzare una maglia bassa sopra la maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Prendo il filo, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Ah, questo che sto facendo adesso è quello che faremo per tutto il giro. 2 catenelle, prendo il filo, rientro nella maglia alta doppia e vado a fare un'altra maglia alta. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Entro nell'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, ricomincio da capo. Vedete che da 3 archetti siamo passati a 2, quindi vado dove ho la maglia alta doppia, realizzo una maglia alta. 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Vado dove ho l'archetto di 3 catenelle, realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, e devo fare questo quindi per tutto il secondo giro. Termino il secondo giro andando a fare una maglia alta sopra la maglia alta doppia, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, vado dove ho l'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e realizzo una maglia bassa. 'Terminato così anche il secondo giro. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio terzo giro e realizzo 3 catenelle che sono la sua prima maglia alta. Catenella di separazione, entro nell'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Quello che andiamo a fare lo facciamo per tutto il giro. Entro nell'archetto di 2 catenelle e vado a realizzare 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Vado dove ho l'archetto di 3 catenelle, vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, si ricomincia da capo. Quindi vado nell'archetto di 2 catenelle, realizzo 5 maglie alte. 1, 2, 3,
4 e 5. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e vado a fare questo per tutto il terzo giro. Termino il terzo giro andando a fare sempre 5 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa. Catenella di separazione, prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa. Ho terminato così anche il terzo giro. Quarto giro, vado a fare una maglia bassa sopra la maglia alta. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Prendo il filo, vado dove ho la prima delle mie 5 maglie alte, realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, vado sopra la maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, vado dove ho l'ultima maglia alta e realizzo una maglia alta. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Vado dove ho la maglia bassa e scusate, vado dove ho l'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Ricominciamo da capo. Quindi vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta. Catenella di separazione, vado nella maglia alta successiva e realizzo la mia quarta maglia alta. Catenella di separazione, vado dove ho l'ultima maglia alta e realizzo una maglia alta. 5 catenelle, 1, 2, 3. 4 e 5, vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e si ricomincia da capo. Devo fare questo per tutto il mio quarto giro. E lo vado a terminare facendo sempre una maglia alta sopra la prima maglia alta del gruppo di 5, catenella di separazione, seconda maglia alta. Catenella di separazione, vado alla maglia alta successiva, terza maglia alta, catenella di separazione, vado alla maglia alta successiva, quarta maglia alta, catenella di separazione, vado in ultima maglia alta e vado a fare una maglia alta. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, vado dove ho la maglia alta, quindi entrando nella terza catenella e vado a fare una maglia bassa. Ho terminato così il mio quarto giro. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio quinto giro e realizzo 4 catenelle che sono la mia prima maglia alta doppia. 1, 2, 3, 4. 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Vado nell'archetto di una catenella che mi separa le prime due maglie alte e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo di una catenella, vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo di una catenella, vado a fare la maglia bassa e vedete siamo tornati ad avere 3 archetti di 3 catenelle. 5 catenelle, 1, 2, 3,
4 e 5. Prendo due volte il filo sull'uncinetto, vado dove ho la maglia alta, vai maglia bassa e realizzo una maglia alta doppia. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Vado dove ho il primo archetto di una catenella e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Prendo due volte il filo sull'uncinetto, vado dove ho la maglia bassa e vado a fare una maglia alta doppia. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e devo fare questo per tutto il quinto giro. Termino il quinto giro andando a fare sempre una maglia bassa tra la prima e la seconda maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Prendo due volte il filo sull'uncinetto, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia alta doppia. Ho terminato così anche il quinto giro. Sesto giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro e vado a fare una maglia alta. Scusate, 5 catenelle, 3, 4 e 5. Vado dove ho, quello che vado a fare adesso è quello che farò per tutto il giro. Vado dove ho l'archetto di 3 catenelle, vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa. Vedete, adesso gli archetti sono 2. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado dove ho la maglia alta e la maglia alta doppia, realizzo una maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, ricomincio da capo, maglia bassa nell'archetto di 3 catenelle, 3 catenelle, 1, 2, 3, maglia bassa nell'archetto successivo. 3 catenelle, 1, 2, 3, maglia bassa nell'archetto successivo. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado dove ho la maglia alta doppia, realizzo una maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, rientro un'altra maglia alta. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e continuo così quindi per tutto il mio sesto giro. Vado a terminare il sesto giro andando a fare una maglia bassa nell'archetto di 3 catenelle. 3 catenelle, 1, 2, 3, maglia bassa nell'archetto successivo. 3 catenelle, 1, 2, 3, maglia bassa nell'archetto successivo. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4. 4 e 5, prendo il filo, entro dove ho la quarta catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta doppia e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. Ho terminato così anche il sesto giro. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il settimo giro e realizzo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta doppia, quindi una, scusate, che sono la nostra prima maglia alta, 2, 3, rientro dentro l'archetto di una catenella e vado a fare altre due maglie alte, una e 2,
5 catenelle. Questo che andiamo a fare adesso lo faremo per tutto il giro. 1, 2, 3, 4 e 5. Vado dove ho la maglia, l'archetto di 3 catenelle e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Vado nell'archetto di 2 catenelle che mi separa le due maglie alte e vado a fare 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4 e 5. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Vado nell'archetto di 3 catenelle, realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado nell'archetto successivo, realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. E di nuovo vado nell'archetto di 2 catenelle che mi separa le due maglie alte e vado a fare 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4 e 5. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e devo fare questo quindi per tutto il mio settimo giro. Termino il settimo giro andando a fare una maglia bassa nel primo archetto di 3 catenelle, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Vado dove ho l'archetto di una catenella e vado a realizzare 2 maglie alte, una e due. Entro nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e realizzo una maglia alta. Ho terminato così anche il mio settimo giro. Adesso andiamo a fare l'ottavo e ultimo giro. E andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado nell'archetto di una catenella e quello che faccio adesso lo farò per tutto il giro e vado a fare una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, entro la maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta. Catenella di separazione, vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta. Catenella di separazione, vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e vado a fare una maglia bassa nell'archetto di una catenella di 3 catenelle. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e di nuovo una maglia alta sopra la maglia alta, la prima maglia alta. Catenella di separazione, una maglia alta sopra la maglia alta successiva. Catenella di separazione, una maglia alta sopra la terza maglia alta. Catenella di separazione, una maglia alta sopra la maglia alta. Catenella di separazione. Una maglia alta sopra l'ultima maglia alta. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e si continua così quindi per tutto l'ottavo giro. Terminiamo l'ottavo giro andando a fare una maglia bassa nell'archetto di 3 catenelle, 5 catenelle e andiamo a fare una maglia bassa, scusa, tutto l'ottavo giro, sì, una maglia alta sopra la prima maglia alta. Catenella di separazione, una maglia alta sopra la seconda maglia alta, catenella di separazione, una maglia alta entrando nella terza catenella che equivaleva alla nostra prima maglia alta. E abbiamo terminato così tutti gli otto i nostri giri.
Adesso si ricomincerà da capo. Naturalmente io quando poi vi andrò a dire quanto ho lavorato vi conterò le pigne, quindi una, due, andando nella stessa striscia, non un alternato ma nella stessa striscia. Quindi giro, vi faccio vedere un attimo come rifare il primo giro e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, vado dove ho il primo archetto di una catenella e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, vado nell'archetto successivo, realizzo una maglia bassa, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, e adesso normalmente vado a fare, prendo due volte il filo sull'uncinetto, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia alta doppia, 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5, e vado a lavorare una maglia bassa nel primo archetto di una catenella, 3 catenelle, una maglia bassa nell'archetto successivo, 3 catenelle, una maglia bassa nell'archetto successivo, 3 catenelle, una maglia bassa nell'archetto successivo, e continuo quindi così per tutto il primo giro. Quindi questi sono gli 8 giri che andremo sempre a ripetere. Come vi ho detto, io ho iniziato la lavorazione con l'Eldorado e ho fatto un motivo e mezzo, quindi vedete qua c'è tutta una pigna e qui c'è una metà, quindi una e mezza, e poi sono andata a lavorare col Bashi Umbati. Questo perché voglio che l'Eldorado sia solo l'effetto sotto, che poi ripeteremo anche per la manica. Andremo a lavorare la manica, ma il pezzo di fondo lo faremo con l'Eldorado. Detto ciò, quindi ci vediamo più tardi. Allora, io ho terminato la lunghezza del mio cardigan e sono arrivata agli scalfi. Vi dico già che sono andata a cambiare il colore, quindi sono passata dall'Eldorado a lavorare al Bashi Umbati dopo aver realizzato una pigna intera, questa qui, quindi non questa in basso, perché questa in basso già ce l'avevamo intera, ma questa qui. E poi ho terminata questa in alto, sono andata a cambiare filato e ho lavorato ricevendo, avendo alla fine un totale di 6 pigne in altezza, sia se si conta da questa qua più in basso che da questa, quindi 1, 2, sono arrivata fino a 6, anche contando 1, 2 sono arrivate fino a 6, e per me come lunghezza del cardigan va più che bene. A questo punto si vanno a mettere i marcatori. Per poter mettere i marcatori io mi sono andata a contare i gruppi di 5 maglie alte separate da una catenella, perché ho terminato con la maglia bassa e quindi le 5 maglie alte separate da una catenella, e ne ho un totale di 9 e ne ho messe 5 dietro, 2 avanti per lato. Mi raccomando, una taglia M, che dovrebbe averne quindi di più, almeno 3 motivi in più rispetto a me, metta 3 gruppi sui davanti per entrambi i lati e un gruppo in più dietro, quindi 6 dietro. Il marcatore va messo dove abbiamo la maglia bassa dopo il gruppo di 5 maglie alte separate da una catenella. Detto ciò, possiamo continuare ad andare a lavorare i nostri giri di andata e ritorno, ma vi faccio vedere come terminare il primo giro in modo da capire adesso che non dobbiamo lavorare per tutto ma soltanto qui sul davanti, la parte avanti, poi quest'altra parte avanti, e naturalmente io laverò fino ad arrivare all'altezza delle spalle e vi dirò naturalmente quanti motivi sono andata a lavorare, e poi faremo la stessa cosa anche dietro e dall'altro lato. Quindi lavoriamo normalmente il nostro primo giro, andiamo a fare 4 catenelle che sono sta prima maglia alta doppia, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, e andiamo a lavorare normalmente una maglia bassa nell'archetto di una catenella, 3 catenelle, 1, 2, 3, maglia bassa nell'archetto successivo, 3 catenelle, 1, 2, 3, maglia bassa nell'archetto successivo, 3 catenelle, 1, 2, 3, maglia bassa nell'archetto successivo, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, prendiamo due volte il filo sull'uncinetto, andiamo, dobbiamo la maglia bassa e facciamo la nostra maglia alta doppia, 5 catenelle, e di nuovo, 3, 4 e 5, maglia bassa dove abbiamo il primo archetto di una catenella, 3 catenelle, maglia bassa nell'archetto successivo, 3 catenelle, maglia bassa nell'archetto successivo, 3 catenelle, maglia bassa nell'archetto successivo, 5 catenelle, prendiamo due volte il filo sull'uncinetto, tolgo il marcatore e vado dove ho la maglia bassa a fare la mia maglia alta doppia,
Quindi mi giro con la lavorazione e vado a lavorare normalmente il secondo giro come abbiamo sempre lavorato. L'unica cosa, quando andrete a lavorare dietro, dove avete fatto la maglia alta doppia in questa stessa maglia bassa, farete la stessa cosa anche dietro. Inizieremo dalla maglia bassa e faremo una maglia alta doppia e finiremo naturalmente dove abbiamo qui l'altro marcatore, quindi dove avremo l'altra maglia alta doppia del davanti, finiremo qui con la nostra maglia alta doppia. Quindi io continuo a lavorare, vi dirò alla fine quanti giri ho fatto per arrivare all'altezza delle spalle, come andremo a cucire le spalle e poi andremo a fare le maniche. Ho terminato di lavorare le due parti avanti e la parte dietro e ho lavorato per un motivo e mezzo, quindi in totale ho fatto un motivo e mezzo. Vedete qui ho fatto una pigna intera e anche qui, e ho fatto la stessa cosa naturalmente anche dall'altra parte dietro. Sono andata poi a cucire per tutta la lunghezza del mia parte avanti con la parte dietro, così da rimanere dietro soltanto una pigna libera. Vedete qua metà pigna e qua c'è la pigna libera. Così si vede meglio, ma va benissimo perché comunque indossandola cede qui e quindi non mi tira dietro. Adesso possiamo andare a fare le maniche. Ripeto, io ho ripetuto il motivo, un motivo e mezzo per arrivare agli scalfi. Sono andata poi a cucire per tutta la lunghezza, della parte lavorata avanti con quella dietro, e adesso possiamo andare a fare le maniche. Per realizzare la manica utilizzerò sempre l'uncinetto del numero 5 e userò sempre all'inizio i bracci rubati, mentre gli ultimi giri poi li andrò a fare, l'ultimo motivo, scusatemi, gli ultimi due motivi penso, li andrò a fare con l'Eldorado. Allora mi aggancio sotto al mio scalfo e vado a fare la mia maglia alta doppia, quindi vado a fare 4 catenelle. Una, due, 3 e 4, 5 catenelle di separazione, 1, 2, 3, 4 e 5. Salto 2 maglie orizzontali, la maglia doppia e questa maglia, vado nel forellino e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado nella maglia alta orizzontale, faccio una maglia bassa, di nuovo 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado nella maglia alta orizzontale, vado a fare un'altra maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado qui dove ho il foro e vado a fare una maglia bassa, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, ricomincio da capo. Prendo due volte il filo sull'uncinetto, salto una maglia alta orizzontale e un foro, vado nella maglia alta orizzontale successiva e vado a fare la mia maglia alta doppia. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, e vado dove ho il forellino qui piccolo, quindi salto la maglia alta doppia e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la maglia alta orizzontale e faccio la maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la maglia alta orizzontale successiva e faccio una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la maglia alta orizzontale e faccio una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il primo giro, vi farò vedere come terminare e come iniziare il secondo. Sto per terminare il primo giro, ho fatto le 5 catenelle, vado dove ho la quarta catenella iniziale, vado a fare una maglia bassissima. Io come maglie alte ne ho un totale di 4. Adesso possiamo andare a fare il nostro secondo giro. Scusate, non riesco a prendere. Che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, prendo il filo, rientro nella stessa catenella e vado a fare un'altra maglia alta, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado dove ho il primo archetto di 3 catenelle e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle. Vado nell'archetto successivo e realizzo un'altra maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, realizzo una maglia bassa, 5 catenelle, 3, 4,
4 e 5 e ricomincio da capo andando a fare la maglia alta, le 2 catenelle, la maglia alta, quindi come abbiamo sempre lavorato il secondo giro. Continuo così per tutto il secondo giro, vi farò vedere come terminare e iniziare il terzo. Sto terminando anche il secondo giro, ho fatto le 5 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. A questo punto posso andare a fare il mio terzo giro con una maglia bassissima, mi porta all'interno dell'archetto di 2 catenelle e vado a fare 5 maglie alte. La prima con le 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo, rientro e vado a fare altre 4 maglie alte, 1, 2, 3, 4. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Vado dove ho il primo archetto di 3 catenelle e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, ricomincio da capo andando a fare le 5 maglie alte all'interno dell'archetto di 2 catenelle. Continuo così per tutto il terzo giro, vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi il quarto. Sto per terminare anche il mio terzo giro, vado dove ho le 3 catenelle iniziali e vado a fare una maglia bassissima. Quarto giro, andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, vado una maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta. Catenella di separazione, vado una maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta. Catenella di separazione, vado una maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta. Catenella di separazione, vado sopra l'ultima maglia alta e realizzo un'altra maglia alta. Per un totale quindi di 5 maglie alte separate da una catenella. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e ricomincio da capo andando a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta separata da una catenella. Quindi maglia alta, catenella di separazione, maglia alta successiva, catenella di separazione. Continuo così per tutto il quarto giro, vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi il quinto. Sto terminando il quarto giro, ho fatto le 5 catenelle, entro dove ho la terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Quinto giro, con una maglia bassissima mi porta all'interno dell'archetto di una catenella e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Prendo due volte il filo sull'uncinetto, vado dove ho la maglia bassa e realizzo un'altra maglia alta doppia. 1, 2 e 3. 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5 e continuo normalmente il mio sesto giro andando a fare di nuovo le maglie basse alternate da 3 catenelle. Quindi continuo così per tutto il quinto giro, vi farò vedere come terminarlo e iniziare poi il sesto. Sto terminando anche il mio quinto giro, però invece di andare a fare una maglia bassissima per evitare che si vedano troppo l'inizio e il fine giro, vado direttamente a iniziare il sesto giro andando a fare una maglia bassissima all'interno del primo archetto di 3 catenelle. 3 catenelle, 1, 2 e 3, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo vado a fare una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3,
4 e 5, vado dove ho la maglia alta doppia e realizzo una maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta, 5 catenelle, scusatemi, 1, 2, 3, 4 e 5, ricomincio da capo, vado dove ho l'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 5 catenelle, poi vado a fare di nuovo il mio la maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta. Quindi continuo così per tutto il sesto giro, vi farò vedere poi come iniziare anche il settimo. Sto per terminare anche il sesto giro, devo andare a fare il settimo, ma come vi ho detto, invece di andare a fare una maglia bassissima, vado direttamente nell'archetto di 3 catenelle e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. Se avete difficoltà poi a capire dove sta la fine del giro, mettete un marcatore quando iniziate il giro, in modo tale da capire quando vi finisce. Io me ne rendo conto perché vedete qui ho di nuovo la maglia alta separata da 2 catenelle con un'altra maglia alta, quindi mi accorgo che io qui devo fare il giro successivo e che quindi qua sta finendo. Però se voi non riuscite in questo, mettete un marcatore in modo tale da non confondervi. 5 catenelle. Ops. 1, 2, 3, 4 e 5, vado nell'archetto di 2 catenelle e vado a fare le mie 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4 e 5, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e si ricomincia da capo andando a fare una maglia bassa nel primo archetto di 3 catenelle, 3 catenelle, una maglia bassa nell'archetto successivo. Continuo così per tutto il settimo giro, vi farò vedere poi l'ottavo e ultimo giro. Sto terminando anche il settimo giro, iniziando l'ottavo e ultimo giro. Come vi dicevo prima, vado direttamente nell'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, ops, scusatemi, 3, 4 e 5, prendo il filo, vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta, catenella di separazione, entro nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta, catenella di separazione, vado dove ho l'ultima maglia alta e realizzo una maglia alta, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado dove ho l'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa, 5 catenelle, ricomincio da capo. Vi farò vedere come terminare l'ottavo giro e come iniziare poi dal primo. Sto terminando anche l'ottavo giro, questa volta per terminarlo vado nella maglia bassa e vado a fare una maglia bassissima e ricominciamo dal primo giro, quindi andiamo a fare 4 catenelle che sono sta prima maglia alta doppia e 5 catenelle di separazione, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e andiamo a fare una maglia bassa nel primo archetto di una catenella che mi separa le maglie alte, 3 catenelle, maglia bassa nell'archetto successivo, 3 catenelle, maglia bassa nell'archetto successivo, 3 catenelle, maglia bassa nell'archetto successivo. E continuiamo così quindi per tutto il primo giro. Vi dirò alla fine quante volte quanti motivi sono andata a fare, quindi quante pigne ho fatto e naturalmente anche quando sono andata a cambiare colore utilizzando l'Eldorado invece che il Baci Rubati.